stanno vedendo le altre a livello europeo con le coppe. Bro, siamo brondi. Brondi per vedere la partita. Cazzo! Mamma mia! Centimetri ha soffiato. Questo è clamoroso. Questo è clamoroso perché Lanzolano non te l'aspetti. Un po' sbagliato. Ha avuto tutta la porta davanti allo specchio. Qua bravissimo. Ancora l'inserimento. Ma guarda dentro l'area. Tre giocatori. Però dico, questi hanno fatto già due tre tiri brutti. E noi ancora un tiro non lo abbiamo fatto. Questi però si devono salvare, capito? Stanno avvelenati. Non mi frega niente, ne hai capito? Esatto. Ovunque noi andiamo, guarda, più vedere insomma legare il gioco che ad attaccare la profondità. Panic che vuole invece andare avanti, dai qua! Subito! Ecco, mamma mia, subito! Giallo! Giallo! E dai, è giallo! Mamma mia, Zaccaini! Giallo, vieni da! Vieni di partenza! Tiralo fuori, matto Zaccaini! Ci prova a stare in campo Zaccaini, però intanto chi prova? Sicuramente per Sassolino. Pifneschi passa davanti alla postazione di Monaco. Ma io questa è l'altra volta. In cali nazionale non si è chi va. È vero. Quasi il quinto, no? È contro la Spence. Bello! Dagliela! Vai solo, anzi! Oh! Rigore! Calcio di rigore! Famo batta a me, ha detto, no, sì. Sbagliata, no, sì. Hai visto come è uscito Nicolao? Fatti finire Anders. Sia per me che per la Lazio, non facevo un batto a finire Anders. Ok, basta, ok. Ok, va bene. Probabilmente la decisione è già. Sbagliaci e smetti da fumare oggi, se sbaglia. Non hai smesso, anzi, no, io pure ho smesso. Non ti strugo la mano. Rongoski contro Immobile. Ciro! Diego non smette di fumare con questa cosa, eh? Colpa di Ciro Immobile. Perché? Ricordiamo. Anche quest'anno. Bello. Milinkovic ha un po' di Milinkovic porta via il pallone. Dai! Ciro! No! Come cazzo ha fatto a non segnare? Ma che ha preso? Ha preso l'esterno e è andato dall'altra parte. Ma l'ha messa male, però ci l'ha messa anche meglio. Come ha fatto? Ma che cazzo lo so? Era Immobile, con adesso che ha giocato. No! Ma che giocata, ragazzi! Assolutamente. Che giocata, però. No, ci c'è andato di destro. Mannaggia del ginocchio, del petto, di qualsiasi cosa. L'ha mandata all'indietro. Che cazzo ha fatto? Portarci, Ciro. Picco! Sono matti complici, vanno sempre via. Tira la bombarda, un'altra. Anche qui non c'è luce. Mi sono detto. Non c'è luce! Non c'è luce! Prima, viva, viva, viva. Così per il rally. Tutti nel tunnel al picco. E avanti. Fuori dal tunnel. A chiudere. Fatto un pedo, ma non si è sentito. Termina in out. Perpendicolare. Accompagna lì Salvento. Testa alta. Bello! Felipe Anderson. No! Sì! Oddio! Oddio! E tiravole! Cazzo! Porco Dio! Cristo Dio! Vabbè, non matti comunque. Sì, infatti. Ciro forse potrà dire. Sì, la Manchester City! Veramente un piacere! Dai, dai, bastiamo un po', eh! Siamo saggi, andiamo! Fantastica! Sono disturbato anche dai grati, involontariamente. Zola, Eitan, contro il tiro, prova mamma mia! Ma questa, portarci due! E questa grandissima parata di Provedel! La scossa! Scarica, oh, famo per favore. Ma tiriamo mai. Io non ho capito, a porta vuota quando tira la palla. Felipe Anderson. Oh, mamma mia, Zacco. No, Felipe. E questo è Felipe. Ti hanno strisciato, Felipe. Bravissima la Lazio nel giostrare la palla davanti all'area di rigore. Ma va bene, che una certa tiriamo almeno, cazzo, pure da qua. Ma poi fallo per fallo, cioè, rosso. Ah, ok, è spurzampato. Io pensavo che era morita Zaccagni. Ci hanno tolto il Maldini batte lui questo calcio di punizione. Oh, Marcos! Oh! Oh! Ragazzi, è Marco! Oh! Antonio che si vuole. Dai! Porta, poi passata a Gudelo. Dai! Gudelo prova a fermarlo. Sì!
Mamma mia, un gran gol! Mamma mia! E sorride solo su letto! Pazzia! Grande! Era meglio insegnare a Marco Santoni perché mi sta a far male la testa. Che vuole tenere. Stanno per scadere i 3 minuti di recupero. Che passa così, tutti nel tunnel. Vince 3-0 l'avversario con i gol di Mertens e Marcos Antonio, sale a quota 61 in classifica, consolida il secondo posto e soprattutto è momentaneamente a più 10 sull'Inter quinta.